Allora, se prendiamo posto, per favore. Riunione del Consiglio metropolitano del 30 gennaio 2019, sono le ore 14:40. Diamo la parola al segretario per l'appello, ricordando che stiamo in diretta streaming. Grazie. Buonasera, De Magistris presente, Cacciapuoti presente, Caiazzo Antonio, assente vero? Assente, Capasso Elpidio presente, Capasso Francesco assente, Carbone Vincenzo assente, Cascone Francesco presente, Cirillo assente? È assente. Assente. Elena Coccia presente, Di Maio Lo Felice presente, Iorio Catia presente, Iovino Francesco, Iovino c'era? C'è. Presente, Iossa presente, Elebro assente, ha presentato giustificazione scritta, Lettieri Raffaele presente, Maddaloni Michele presente, Marrazzo Domenico presente, Pace Salvatore presente, Pirozzi Nicola presente, Quaglietta Alessia presente, Ragosta Rosario presente, Sgambati Carmine assente, 6 ha fatto pervenire comunicazione di giustificazione, Tito Giuseppe, c'è Tito, dov'è? Presente, Tozzi Paolo presente, Barchetta Giovanni presente. Presidente, sono presenti 19 consiglieri, assenti 6. Grazie, signor segretario. Sindaco. Voglio solo giustificare. Stavo un attimo, un secondo. Ho detto grazie, signor segretario, abbiamo il numero legale, quindi possiamo procedere. Sindaco, solo per giustificare l'assenza del consigliere Cirillo, che è impegnato presso il suo comune. Va bene, grazie della comunicazione. C'è il consigliere Tito che ha chiesto di intervenire. Grazie, sindaco. No, volevo portare l'attenzione sua e degli uffici una problematica che da un po' di tempo ci accomuna un po' a tutti i consiglieri comunali, perché abbiamo saputo ed è stata portata a conoscenza di ognuno di noi che è stata fatta una disposizione per la polizia provinciale di non presidiare la struttura di Piazza Matteotti. Su questo aggiungo anche una serie di problemi che noi viviamo come consiglieri metropolitani, e faccio appello a lei e a chi di dovere, soprattutto quando è convocato il consiglio comunale, il consiglio metropolitano. Noi non abbiamo possibilità di poter accedere nei posti gialli e soprattutto ci viene meno il diritto di svolgere il nostro ruolo di consiglieri metropolitani. Lo ribadisco perché il nostro intervento in consiglio metropolitano, il nostro contributo è a totalmente carico gratuito, e a volte quando ci troviamo qua siamo costretti a mettere le macchine nei parcheggi e è un costo che noi manteniamo da soli, non chiediamo niente, non vogliamo niente, perché a noi la politica ci appassiona, ci piace, lo facciamo con spirito di servizio, però chiedo a lei e chi di dovere di intervenire di ripristinare il servizio di polizia provinciale nella sede di Piazza Matteotti e soprattutto quando c'è il Consiglio metropolitano di verificare e dare la possibilità ai consiglieri di avere un idoneo spazio per poter parcheggiare. Grazie. Grazie a lei, faremo ovviamente tutte le verifiche del caso. Innanzitutto devo nominare gli scrutatori, Tito, Iorio e Lettieri. Mi pare che c'era qualcuno, il consigliere Cacciapuoti aveva chiesto di intervenire. Grazie sindaco, no, la mia era una richiesta di un minuto di silenzio per il piccolo Giuseppe, il bimbo di 7 anni di Cardito, vittima di violenza mortale, quale atto ignobile di un essere spregevole. Assolutamente, ci associamo ovviamente tutti al dolore immenso che ha colpito
questa famiglia, in particolare per una vittima così giovane, per una crudeltà che davvero non si può accettare in alcun modo. Quindi facciamo un minuto di silenzio, grazie. Riprendiamo i lavori del Consiglio metropolitano. Al punto 2 abbiamo delle comunicazioni, così come indicate con riferimento alle delibere numero 410, 512, 18. Sì, abbiamo prima l'approvazione dei verbali della seduta consiliare del 27 novembre 2018. Se non ci sono osservazioni, passano alla unanimità. Al punto 2 le comunicazioni delibera numero 410, il 512, 18, la numero 449. E la numero 458 il 12-12-18, la numero 485-496 del 21-12-18, numero 503 del 27-12-19, si tratta di comunicazioni. Al punto invece 3 dell'ordine del giorno abbiamo l'articolo 20 TUS, previsione periodica delle partecipazioni della città metropolitana di Napoli, approvazione piano di razionalizzazione 2018, delibera del sindacale della 448 del 12 dicembre del 2018. Diamo la parola al consigliere Elpidio Capasso. Grazie. Sì, grazie sindaco. L'approvazione del piano che ci accingiamo a deliberare è una misura obbligatoria ai sensi del testo unico sulle partecipate. La delibera che votiamo oggi non contiene delle novità, ma riprende delle misure già precedentemente fissate dall'ente. In particolare contiene il contenimento delle spese di funzionamento per ciò che riguarda Armena, CTP e Sappana, la razionalizzazione delle partecipate della CTP, tria non trasformazione in fondazione. Più in dettaglio mi sono limitato in effetti a sviluppare notizie che sono utili per i consiglieri della città metropolitana, in particolare per Armena. La società farà leva sulle diverse voci di costo per il mantenere nel 2019 il totale complessivo dei costi di funzionamento al di sotto di quanto già registrato nell'esercizio precedente. Per quanto riguarda la CTP, l'indirizzo per la società è di intervenire per ridurre in maniera consistente i costi di funzionamento aziendali, compresi i costi del personale. Per la Sappana l'indirizzo è quello di far leva sulle diverse voci di costo per ridurre nel 2019 il totale complessivo dei costi di funzionamento rispetto all'importo relativo all'esercizio precedente. Per il Trianon Viviani S.p.A. noi abbiamo una trasformazione in fondazione. Con assemblea straordinaria dell'11-12-2018, i soci Regione Campania e Città Metropolitana di Napoli hanno deliberato di trasformare la società Trianon Viviani S.p.A. in fondazione Trianon Viviani. La trasformazione diverrà efficace decorsi 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti previsti dall'art. 2500 codice civile e non appena intervenuto il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione. Poi abbiamo il change, le procedure di alienazione fin da oggi poste in essere non hanno ancora avuto esito positivo, è in corso di verifica il possibile acquisto della quota detenuto dall'ente da parte del nuovo socio subentrato a Sviluppa Campania S.p.A. Agenzia locale sviluppo dei comuni dell'area Nolana, già il Consiglio provinciale con delibera del 2011, la numero 239, si era espresso per le dismissioni della partecipazione, rimasta tuttavia senza esito. La richiesta di messa in liquidazione da parte della città metropolitana di Napoli è stata inserita
all'ordine del giorno solo nell'ultima assemblea del 30/10/2018, ma la relativa deliberazione è stata rinviata. Nel corso dei prossimi mesi la stessa sarà riproposta al fine di dare attuazione al piano. Non sono previste misure di razionalizzazione per ACN, che è in liquidazione, per la società gestione servizi aeroporti Campani, GESAC, per la mostra d'oltremare. E poi voglio comunicare al Consiglio che in caso di mancata approvazione di questa delibera viene applicata una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 500.000 euro, oltre il danno erariale eventualmente provocato. Il piano, una volta approvato, va trasmesso al MEF e va comunicato alla Corte dei Conti. Quindi invito i consiglieri in effetti a deliberare sull'argomento. Grazie. Grazie consigliere Capasso. Se non ci sono osservazioni, consigliere Cacciapoti, prego, e poi consigliere Di Maio. Grazie sindaco. Più che osservazioni, le mie erano alcune indicazioni rispetto ad un piano importante per un ente quale Città Metropolitana. Parliamo di un atto dovuto per legge. Le perplessità erano relative alla tempistica di approvazione, perché un atto sottoposto alla sua attenzione il 3 dicembre del 2018, il 3/12/2018, per il piano di razionalizzazione del 2018. Lei in maniera celere, anzi velocissima, il 12 dicembre ha predisposto anche adottato anche la delibera sindacale, però credo che arrivare il 12 dicembre per poi approvare il piano di razionalizzazione riferito allo stesso anno, mi sa che siamo un attimino fuori tempo massimo, o quantomeno non abbiamo i tempi per attuare quello che poi sarebbero stati gli indirizzi. Nella stessa relazione del capoarea, del dirigente, si rileva che questa doveva essere adottata entro il 31/12. In mancanza è prevista una sanzione dai 500 euro ai 500.000 euro. Io vorrei capire eventualmente questo danno, chi lo deve pagare. Terzo, nella stessa relazione si fa riferimento ad un piano industriale con richiamo a delle note del direttore generale, dottor Cozzolino, che rivedeva quelle che erano le commesse svolte dalla stessa Armena. Al sottoscritto ad oggi risultano firmati contratti per l'annualità 2019 pari identici a quelli del 2018, e faccio riferimento alle note RU 145788 dell'8/11 e la 147920 del 14/11, che integra e modifica parzialmente le disposizioni del direttore generale, a cui sono seguiti i contratti in antitesi a quanto detto nella nota del direttore generale. Io pregherei chi formula gli atti, anche di indirizzo, di informare così sommariamente anche chi svolge un ruolo di indirizzo e controllo, perché dalla nota del direttore generale leggiamo un indirizzo, nei contratti tutt'altro. Grazie. Va bene. Grazie, se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, a maggioranza con l'astensione del consigliere Cacciapoti, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Passiamo adesso al punto 4 con una caterva di riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Come? Sì, l'abbiamo visto. È arrivato Cagliazzo. Diamo la parola al segretario generale. Grazie. Presidente, dunque è pervenuto in data 29 gennaio 2019 al protocollo 10.825 un parere del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine ad altra richiesta di parere effettuata da consigliere, e le cui conclusioni leggo, ma solo per diciamo ufficialità, visto che questo parere è stato trasmesso comunque a tutti i consiglieri metropolitani e dovrebbero avere in atti. Leggo sinteticamente le conclusioni dell'organo di revisione, che così recita:
L'organo di revisione non può non evidenziare che sono stati comunque violati i principi contabili in merito alla tempestività del riconoscimento dei debiti fuori bilancio senza giustificati motivi, pur disponendo l'ente delle risorse necessarie per il finanziamento degli stessi. Inoltre occorre evidenziare che la definizione della procedura secondo la normativa vigente comporta l'annullamento delle pratiche in corso e dei relativi OGS, cioè obbligazioni giuridiche di spesa, e la loro imputazione nell'anno 2019. Alla luce pertanto di questo parere, credo che il Consiglio debba trarne le conclusioni e diventa difficile deliberare. Quindi lei che propone? Quindi non può deliberare il Consiglio. Allora, ascoltato il segretario, io credo che questo però si debba anche coniugare con una certa, anzi con una massima rapidità e tempestività di tutti gli adempimenti necessari al fine di poter poi procedere agli atti amministrativi finanziari e al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi credo che, almeno questo mi sembra di comprendere, ascoltato il segretario, i punti dal numero 4, credo, all'intero ordine del giorno, non vorrei sbagliarmi, sì. Al punto 82 non possano essere trattati nella seduta odierna, quindi salvo che non ci siano interventi o determinazioni contrarie, a questo punto credo che la seduta vada ritenuta sciolta. E gli atti sono, come consiglia giustamente il segretario, ritirati. Prego, consigliere. Consigliere Iovino chiede di intervenire. Giusto, diciamo, per rendere utile pure, diciamo, la premessa del segretario, è valido pure il lavoro che abbiamo fatto, cioè sia noi come consigliere, in particolar modo l'amministrazione, diciamo, che accogliamo, diciamo, ciò che ci suggerisce il segretario, ma già, diciamo, ampiamente discusso, diciamo, precedentemente, ma naturalmente ci diamo come tempestività e ringraziamo anche la dottoressa Miele per aver svolto un brillante lavoro rispetto a quelle che sono state, diciamo, tutte le problematiche annesse. Come dire, io vedo sempre l'ente propositivo, vedo sempre l'ente, diciamo, un ente programmatore efficace rispetto ad alcuni temi che poi alla fine non attengono solo ed esclusivamente al lavoro degli uffici ma anche un poco a quello del Consiglio. Quindi naturalmente per quanto ci riguarda accogliamo con grande, diciamo, piacere questa riflessione in termini amministrativi da fare e richiediamo poi sia agli uffici, alla dottoressa Miele che al segretario e a, diciamo, al sindaco di farlo tempestivamente, anche perché anche noi oggi eravamo già pronti ad approvarli, sicuri di aver operato con efficacia, tempestività, ma soprattutto anche nell'interesse dei cittadini. Quindi questo, sindaco, ci teniamo a sottolinearlo, che ogni azione che questo ente fa, bene fa quando lo fa in un modo, diciamo, di tutela e cautela verso gli atti amministrativi, ma sempre con il principio di tempestività affinché i cittadini possano avere, anche rispetto a quelle che sono le attese di questi debiti fuori bilancio, le risposte immediate che l'ente già l'anno precedente si era tempestivamente dotato amministrativamente di poter riconoscere, ma naturalmente noi siamo qui, se è necessario anche in breve tempo, a poterli riprogrammare. Grazie. Grazie a lei. Giusto una precisazione, l'atto dei revisori è arrivato in data ieri, 29 gennaio. Grazie. Prego, consigliere. Grazie, sindaco. Premetto che il parere richiesto al consigliere espresso dal segretario ha omesso di dire il consigliere Cacciapuoti. La richiesta di parere era formulata non ad arrecare né danni all'ente né tantomeno lavoro ulteriore agli uffici già molto in affanno, ma semplicemente a tutela degli interessi del Consiglio e di chi lo andava a votare. Tengo a precisare, perché arrivano voci distorte su atteggiamenti nei confronti di coloro che chiede il parere. Se oggi non abbiamo votato una cosa illegittima, credo che sia merito di tutti, ma anche di chi l'ha segnalato. Grazie. Consigliere, giusto per precisazione, almeno io, ma credo tutti quanti, non andiamo dietro alle voci, ma semplicemente ad atti e comportamenti conseguenziali che vengono tenuti in questa sede, tutti lavoriamo per la legittimità, la trasparenza e la correttezza degli atti amministrativi. Ringrazio tutti e una buona serata a tutti. Grazie.